ma è possibile che non riesca a trovare una mozzarella di bufala davvero buona? Ma come? Non lo sai che da Farinelli Fresco Market la mozzarella di bufala arriva direttamente dalla campagna ogni mercoledì e venerdì, sempre freschissima. Ah, dimenticavo, è fatta con il latte nobile di bufala. Infatti le bufale si nutrono esclusivamente di erba medica e foraggio, al pascolo all'aperto. Dove si trova questo negozio? Farinelli Fresco Market è a Santa Maria La Palma. Presidente, ormai ci siamo, la 34esima edizione del festival, finalmente dopo quasi 60 anni, perché so che il coro compie 60 anni, il coro polifonico turritano. Il coro polifonico è nato nel 59, compie 58 anni. 58 anni. Sì, il 22 novembre. Ok, una bella festa immagino. Sì, ogni anno in effetti organizziamo un concerto per quella circostanza, perché il 22 novembre è il giorno della festa di Santa Cecilia, che è la santa protettrice dei musicisti. Questo è un evento per Porto Torres, perché ormai da 34 anni Voci d'Europa è un evento seguitissimo, tant'è che in questa manifestazione a crederci sono tantissimi partner. Quest'anno un'edizione ricchissima di eventi. Sì, allora io infatti direi che non è soltanto un evento di Porto Torres, chiaramente Porto Torres ci tiene tantissimo, infatti è il luogo dove c'è il maggior numero di concerti e di eventi, però credo che il festival ora abbia preso il proprio piede in tutta la sua attenzione, quindi mi sento di dire che è più allargato come territorio a tutta la Sardegna. Saremo in tour, quindi Mamoiada, arriveremo a Olbia, Putifigari, Santa Maria Coghinas, Bosa, è un evento che in effetti viene raccontato in tutta la Sardegna. Abbiamo anche degli eventi collaterali quest'anno. Sì, certo. Allora, tra gli eventi collaterali abbiamo deciso di inserire sia una giornata dedicata al folklore, dove ci saranno due gruppi che canteranno di altissimo livello qua in Sardegna, i gruppi di musica popolare, ed inoltre ci sarà un gruppo di Porto Torres, il gruppo Intragnas, che farà dei balli. In più, come eventi collaterali, abbiamo introdotto anche il coinvolgimento della falconeria, perché risulta un qualcosa di, che attrae e di diverso, ed inoltre abbiamo per la seconda edizione stiamo organizzando la cena dell'amicizia. So anche che ci sarà la Coldiretti insieme a noi, la serata inaugurale, il 2, ricordiamo anche le date, Presidente, dal 2 al 17. Al 17. E poi vabbè, verranno distribuite in tutta la Sardegna, oltre ai manifesti, nelle grandi città e nelle città coinvolte, tra cui vi è anche Castelsardo. E poi appunto faremo due concerti nei due aeroporti di Alghero e Olbia, e quest'anno distribuiremo anche dei Deplian, proprio allo scopo di divulgare quanto più tutti gli eventi che sono legati al nostro festival. Invitiamo anche i nostri ascoltatori, i nostri lettori a seguirci tramite la nostra pagina Facebook Coro Polifonico Turritano. Abbiamo anche il canale YouTube, sempre se cliccate su YouTube troverete il Coro Polifonico, e poi chiaramente per ogni evento ci sarà il nostro, come dire, ufficio stampa che racconterà tutto quello che accadrà, quindi i nostri telespettatori sono invitati a seguirci. Noi ringraziamo la Presidente Maria Maddalena Simile per questo gran lavoro anche quest'anno. Grazie a voi. Presidente, se lei vuole fare qualche ringraziamento lo può fare tranquillamente. Allora, ringrazio tantissimo tutti coloro che ci hanno sostenuto, sia gli enti privati, tra cui la Fondazione di Sardegna, che ci sta sostenendo da alcuni anni, e per quanto riguarda gli enti pubblici, tutti i comuni e la Regione Sardegna, l'assessorato al turismo. In più mi sento di ringraziare tantissimo il gruppo di lavoro del Museo di Porto Torres, perché ci darà l'opportunità da un'ora prima, nei due giorni in cui ci sono i concerti lì, di fare la visita guidata gratuita per il pubblico che verrà ad ascoltarci, e la ritengo anche questa molto importante, perché permette la presentazione del nostro territorio ai turisti che eventualmente vogliono interessarsi per questo.
Sono insieme al sindaco Sean Wheeler, che buongiorno. Ringraziamo per essere venuto qui nella sua casa, che è il comune di Porto Torres. Questa mattina abbiamo presentato in conferenza stampa Voci d'Europa, un appuntamento che inizia e finisce qui, nel senso che Porto Torres si fa portavoce di un messaggio importantissimo, che è la valorizzazione storico, culturale e turistica del nostro territorio. Sono coinvolti tanti comuni, ma siamo lieti, ecco, di essere qui questa mattina per portare questo messaggio. Assolutamente sì. Il porto per definizione è un punto di arrivo dove poi si dipartono varie propaggini che devono raggiungere il resto della Sardegna e del territorio. E quest'anno Voci d'Europa si riconferma come evento che è in grado sia di rappresentare eventi culturali, musicali a Porto Torres, ma anche e soprattutto quello di portarli in altri comuni o comunque fare in modo che cittadini di altri comuni possano venire a Porto Torres in questo scambio reciproco, e questo credo che sia un valore aggiunto di questa manifestazione. Sembrava una cosa molto difficile da portare avanti. Parliamo di musica polifonica, quindi allargare, diciamo così, la manifestazione non più di nicchia ma turistica, sembrava veramente molto difficile. E con Voci d'Europa ci siamo resi conto che invece è possibile, perché c'è un'unione intenti con tanti partner privati, pubblici, e questo è un buon lavoro, mi sembra. Assolutamente. Se Voci d'Europa è diciamo lo staff organizzativo è in grado di intercettare nei punti più disparati d'Europa talenti da portare per una manifestazione, allo stesso modo lo sa fare e lo riesce a fare nel territorio. Una considerazione che volevo fare sull'evento, diciamo, Voci d'Europa ovviamente culturalmente si pone in un livello forse un po' estraneo alla maggioranza, diciamo, delle persone, perché è una musica molto particolare, affonda le radici. Quest'anno presenteranno un repertorio che affonda le radici a 450 anni fa, però credo che questa sia la sfida anche che deve rappresentare per tutte le persone che vorranno venire e che sono invitati a partecipare, ad assistere ai concerti, perché come abbiamo sentito, sì, è musica di 400 anni fa, ma che viene anche reinterpretata e riaggiornata anche in chiave jazz. E quindi io credo che sarà molto stimolante, molto interessante. Poi ovviamente ci sono c'è tutto un corollario intorno, siti archeologici che ospiteranno le manifestazioni, falconieri che esibiranno uccelli rapaci bellissimi. L'avevamo anche qui in conferenza stampa. Benissimo, Asterix. E quindi Asterix l'avete conosciuto. C'è l'enogastronomia, ovviamente questa qui è un substrato su cui si può sicuramente lavorare per farlo diventare sempre più grande e più attrattivo e più appetibile per tutto il territorio, non solo per Porto Torres. Siamo arrivati alla 34esima edizione, speriamo che ce ne siano altre. Ma bella età, 34 anni è una bella età, diciamo. Esatto, no? Esatto. Peraltro il coro polifonico turritano compie 60 anni fra un anno e mezzo, quindi arriveremo a creare una congiunzione di eventi, per cui molto molto importanti. Quindi questa riuscita è anche grazie a tutti i partner che hanno lavorato assiduamente per noi. Abbiamo cercato di contribuire nel nostro piccolo con tutta la disponibilità, diciamo, umana possibile, e quindi sì, anche io ringrazio tutti coloro che hanno potuto contribuire a realizzare questo progetto. Faremo un resoconto, signor sindaco, a breve, fra due settimane, anzi fra tre, perché iniziamo il 2 e il 17 settembre, lo ricordiamo, ci saranno le serate finali qui a Porto Torres. Esatto. Speriamo di vederla. Parteciperanno anche le scuole, non so se l'avete detto, ci sarà una scuola di Porto Torres che ha un brillantissimo insegnante di musica che è molto impegnato e molto attivo. Gianpaolo Ruggiu, lo ricordiamo, esatto. Il nome, lui? E quindi ecco che si iniziano anche a gettare le fondamenta sulla giovanissima età. E quindi è fondamentale questo, è verissimo. La ringrazio. Grazie, arrivederci.
sono insieme finalmente al direttore artistico Laura Lambroni, che abbiamo quasi acchiappato a fine della conferenza stampa. Intanto ti ringrazio per essere qui con noi. Abbiamo insistito molto sul messaggio, che è quello del valore storico, artistico, culturale di questo grande evento che è arrivato alla 34esima edizione. Adesso vogliamo anche sottolineare un altro messaggio importante, che è quello del gran lavoro che è stato fatto durante l'anno, e poi parleremo anche di questa musica che diciamo così in tanti apprezzano ma non ne conoscono le caratteristiche, che è la musica corale. Esatto. Direttore, prego. È il nostro lavoro, il nostro mestiere, sembra quasi banale volerlo pubblicizzare e voler dare valore. In realtà quella che è la musica corale rappresenta un'opportunità per chi la pratica, quindi ci piace anche l'idea di poter utilizzare il festival, passatemi questo termine, per far capire quanta umanità ci può essere all'interno di un'attività come questa. E anche questo gran lavoro. È questo gran lavoro, sì, chiaramente, che in un primo momento può sembrare sacrificante, in effetti lo è, però dà anche tante soddisfazioni artistiche e umane, quindi vorremmo veramente che la partecipazione al festival negli anni possa non solo rimanere fine a se stessa in qualche modo, soltanto per andare a fruire di spettacoli e di concerti, ma che possa anche richiamare a questo mondo e invogliare più persone possibili a farne parte, perché è davvero un valore aggiunto. Tant'è vero che parteciperà anche a questa edizione, parteciperanno i ragazzi e le scuole, esatto. Le scuole elementari col professor esatto. Ruggio. Sì, questa è stata un'idea nata dall'esigenza di collaborare intanto, lo abbiamo fatto con vari comparti produttivi del territorio, ma anche dal punto di vista artistico avevamo la necessità di divulgare il più possibile, di farci conoscere anche da quelli che speriamo un giorno possano essere i nuovi coristi o che possano portare avanti questo festival, che se giunge la 34esima edizione deve poter arrivare alla 100esima, quindi abbiamo bisogno veramente di incrementare. Essere un traghettatore quindi è anche molto importante. Vorrei sottolineare che il direttore era assente in questi giorni perché aveva degli esami, sì. Quindi, sì. Quindi questo per te è un stragrande lavoro, no? Un momento un po'... È un pasto che non ci lascia mai sazi, quindi dobbiamo studiare ogni volta che è possibile, non si smette mai di imparare e di studiare, quindi è doveroso anche trasmettere questo messaggio dalla propria esperienza. Quest'anno il programma è molto vasto, sì. Ecco, la scelta anche artistica di Voci d'Europa, quest'anno ci sono delle modifiche, ci sono delle curiosità in più che possiamo anche raccontare ai nostri ascoltatori? Beh sì, diciamo che è un dare avere, cioè l'esigenza, o meglio ancora, di necessità virtù, il fatto di voler partecipare a vari progetti di finanziamento che possano dare sempre più valore, o perlomeno la possibilità di dare più valore al festival, ci ha fatto pensare a un evento lungo 2 settimane e questo d'altro canto però ci ha dato la possibilità anche di chiamare molti più cori, dar spazio e dar voce a molti più ensemble. Quest'anno vedremo la partecipazione più che altro di ensemble corali, quindi di gruppi ristretti di persone, perché era doveroso ancora una volta rendere omaggio a un compositore italiano di fine Rinascimento, che guarda il barocco, che è Claudio Monteverdi, di cui ricorre il 450esimo anniversario della nascita, e quindi ci siamo rivolti ad ensemble che potessero sia dar valore tecnico e artistico alla sua musica, che poterlo ampliare i propri progetti e rivolgersi anche a musica ad autori contemporanei. È un passaggio fondamentale, si parla di musica polifonica quasi fosse di nicchia, cresciuta adesso col tempo e allargata a un pubblico molto più vasto, e questo è sicuramente un grande merito anche per voi. Grazie. Siamo insieme al sindaco di Santa Maria Coghinas e siamo lieti di averla con noi in questo grande evento. Saremo quindi anche da voi in una delle tappe di Voci d'Europa.
Intanto, ecco, ho sentito le sue parole poco fa, Sindaco. Lei ha precisato che è molto fiero che questo evento, che sembrava di nicchia, in realtà è coinvolto turisticamente, economicamente, tutta la Sardegna. Ecco, da quando è iniziato questo connubio con Voci d'Europa? Ma devo dire che è iniziato così per caso. Come normalmente quando si propongono delle cose che non si conoscono, poi forse è un po' il rapporto amicizia che fa credere, anche credendo nell'amicizia, che sono cose fatte bene. E questo ci ha consentito e ci ha anche, come dire, in un certo senso convinto di sentire queste voci d'Europa. Devo dire con molta franchezza che, come normalmente succede, preso da mille impegni, non si sa manco cosa fossero queste voci d'Europa. E hanno partecipato a Santa Maria, una bella chiesetta romanica di cui tutti vantano, come dire, per quella che è la sua caratteristica, e mi ha veramente impressionato, perché sono quelle cose che non si sentono ogni giorno, sono quelle cose che hanno una grossa cultura e un grosso valore artistico, e pertanto, come normalmente abbiamo detto anche nel momento in cui si è conclusa la serata, pochi ma buoni. C'è tutto in questo evento, si parla di cultura, si parla di rivalutazione storica degli edifici sardi, sono tantissimi, si parla quindi di economia e di turismo. È un connubio perfetto questo per poter anche parlare di un turismo diverso da quello della solita spiaggia. Sono perfettamente d'accordo, è, come dire, un modo diverso per non far sì che la Sardegna possa offrire solo delle sagre. Perché sembrerebbe che ormai queste sagre siano il punto di riferimento dell'economia, del turismo, della Sardegna. Mentre invece sono certo che la gente non vuole solo questo. La gente vuole sì qualche sagra, vuole però in particolare queste cose caratteristiche, dove veramente fanno sentire quello che era il passato, quello che è il valore, come dire, che la stessa Sardegna, con in particolare il Policlinico di Porto Torres, offre nella sua esibizione. Il merito è tutto vostro, chiaramente delle persone, soprattutto dei primi cittadini che hanno creduto in questo progetto, quindi grazie anche a lei per la partecipazione. Grazie a voi e, come ho detto poc'anzi, spero che questa manifestazione continui come è stato detto anche nell'assemblea, che si, come dire, che allarghi un po', come dire, i paesi che possono, come dire, sentire queste voci, perché sono veramente stupende, sono veramente voci che non devono finire domani, ma che devono continuare nel tempo. Sono insieme all'assessore del Comune di Porto Torres, assessore alla cultura, turismo, ed è proprio di questo che vogliamo parlare, della valenza turistica di un evento come Voci d'Europa, grazie anche soprattutto a voi che credete in questo progetto. Sì, allora si tratta di un evento molto importante, un evento assolutamente multiculturale, in quanto richiede la presenza di diversi gruppi polifonici, non solo sardi ma anche europei, quindi un'ottima vetrina per la nostra città verso appunto altri paesi. Avremo 11 concerti che si terranno tra la Basilica di San Gavino e l'Antiquarium Turritano, per cui è un'ottima occasione per Porto Torres di farsi conoscere all'estero proprio grazie ai suoi beni paesaggistici ed archeologici. Una cosa che si riesce a fare molto poco, ma in questo caso c'è uno sforzo encomiabile, riuscire a parlare di storia di Sardegna, quella che in realtà oggi non riusciamo a valorizzare, e parlare di turismo. Questo è una cosa importantissima. È un binomio fondamentale da cui non si può prescindere per lo sviluppo comunque dell'economia futura, ed è grazie a eventi come questi, all'encomiabile impegno di chi ha organizzato Voci d'Europa, da chi l'ha studiata, l'ha strutturata, coinvolgendo davvero tutti i settori del turismo, come i trasporti, come la valorizzazione dei beni culturali, lo spettacolo, sono eventi che davvero danno lustro alla nostra città. E poi siamo arrivati alla 34esima edizione, quindi questo significa anche che è un evento in cui credono tanti partner e i primi siete voi. Sì, sicuramente. Noi crediamo tantissimo in questa manifestazione e la riteniamo un fiore all'occhiello del Comune di Porto Torres.
Per Voci d'Europa non poteva mancare una delle voci più interessanti di questa edizione. Io ringrazio qui il maresciallo Muzzu, che è venuto chiaramente alla conferenza stampa di presentazione di Voci d'Europa insieme ad un nostro amico che si chiama Asterix. Noi li vedremo diciamo la presentazione della falconeria qui a Porto Torres, se non ricordo male domenica 3 settembre. E anche sabato sera un'apparizione alla Basilica. Insieme farete parte anche voi di Voci d'Europa. Esatto. Quindi far parte di questo evento che richiama un messaggio fondamentale, che è quello del valore turistico, artistico di questa città, e poi chiaramente si allarga in tutta la Sardegna. Cosa vedremo sabato? Una piccola anticipazione. Sì, allora noi siamo un'associazione di Porto Torres che è nata un anno e mezzo fa, di cui io sono presidente. Con altri falconieri abbiamo deciso di creare appunto l'associazione e dar modo alla gente, ai bambini soprattutto, di conoscere l'arte, dell'antica arte della falconeria, utilizzandola in modo diverso, ovvero non soltanto con le dimostrazioni di volo, ma con eventi collaterali, medievali, partecipazione ad eventi del genere, ma soprattutto con due cose molto importanti, che è quella della solidarietà sociale. Quindi praticamente utilizziamo i falchi per azioni sociali, per persone che hanno delle disabilità o delle difficoltà, e un'altra che è quella per lo scaccio dei volatili infestanti dai paesi. Il nostro falconiere va nei paesi e manda via piccioni, storni e colombe, e anche cornacchie. Per quanto riguarda sabato e domenica, daremo una mano a Voci d'Europa a farci conoscere, a far conoscere Porto Torres e le sue attività, dando la possibilità a tutti di provare questo, l'emozione di tenere un falco sul pugno, se le condizioni climatiche, se non c'è vento e così via. Faremo vedere anche delle evoluzioni di altri falconi che abbiamo, del gufo Aaron e molti altri dei nostri rapaci capaci, diciamo così. Io vorrei anche intervistare Asterix, maresciallo, perché giustamente io devo anche capire con chi ho a che fare. Lei, signor Falco, signor Asterix, quanti anni ha? Rispondo io per lui, perché lui era molto attento, non parla, ma è molto attento. Quindi lui ha quasi 3 anni, è una poiana di Harris, quindi un falcone americano. Noi abbiamo anche una femmina che si chiama Maria, e le femmine sono il doppio. Lui è intorno ai 600 grammi, mentre la femmina Maria, che ha 40 giorni, a differenza di lui che ne ha molti di più. Un cucciolo si può dire. Si chiama Pullo, è un cucciolo, però è grosso al doppio, perché dopo 40 giorni sono già grandi come gli adulti. Quindi chi verrà vedrà la poiana, il doppio di lui, verrà il gufo con le corna. Abbiamo il gufo reale africano, abbiamo dei ginsacri che sono i falconi bianchi che fanno le picchiate e che voleranno sotto la torre aragonese. Per la gioia di tutti. A quanto ho capito, Asterix, ma anche i suoi amici, parenti, amano soprattutto i bambini. Saranno anche loro, vero, a provare... Assolutamente. Lui è proprio un falco didattico. È stato addestrato dal falconiere a, diciamo, a sopportare, perché questo poi alla fine fanno loro, perché loro in natura non amano l'uomo. Però adesso ci sopportano, ci sono abituati a stare con noi, e soprattutto stanno al pugno quei bambini molto, molto bene. Anzi, diciamo che sembra quasi che gli piaccia. Io vorrei anche provare, se è possibile. Paolo, ci dai l'ok? È possibile allora, provare fare a fare questa manovra? Ci alziamo in piedi, alziamo e in ti piedi. Spiego come fare per tenerlo in sicurezza, ma non perché a noi lui non fa nulla, ma per tenere in sicurezza lui, fare in modo che, certo, dovesse spaventarsi per qualsiasi motivo, non vada a sbattere con le ali su qualche oggetto e si possa fare del male. Quindi ti spiego. Benissimo. Il modo. Ok. Allora, funziona così. Questi si chiamano geti, questi fili che tengono il falco in sicurezza, servono solo per tenerlo in sicurezza, per fare in modo che non voli via e non vada a farsi del male. Okay. Vanno tenuti all'interno del guanto da falconiere, in tiro, quindi in tensione. Bisogna stringere con le ultime 3 dita i geti, formare un piano con la mano e tenerlo in orizzontale. Lui ha la percezione di stare tranquillo su un ramo, come se fosse su un ramo, è in tensione il filo, quindi lui non può sbattere le ali ed è in sicurezza. Sia per lui, soprattutto, cioè sia per noi, ma soprattutto per lui. Perfetto. Quindi passa dietro di me, così io sfilo la mia mano, solo una mano, perché si può spaventare se ne metti due, perché può pensare che lo vuoi prendere. Okay. Solo una mano, solo una, ok. Quando hai tutte e 5 le dita me lo dici? Penso io che è meglio metterlo così. Dimmi quando ci sei. No, non metterla mai la mano. Così. Ci sei? No, perché allora, ho 2 dita giù. Ok, adesso sì, perfetto. Perché lui è molto particolare. Sembra facile, ma non è così. Sì, ma poi è tutta la prima volta. Ok, così. Ok. Adesso non mollare mai per qualsiasi motivo la stretta, tienilo così. Ok. Ecco, lui si accorge che io ho paura, probabilmente. No, ma lui si sente sicuro perché è ben saldo sopra il pugno. Perfetto.
Sembra un'operazione facile, ma in realtà questi animali sono veramente molto attenti e capiscono anche quando tu hai paura. Tieni presente che se domenica sono in giornata, perché a volte non hanno voglia, faremo provare anche delle persone a farlo volare, tornare sul pugno delle persone. In questo caso sarebbe stato o io il falconiere da un'altra parte, ti avremmo messo un pezzettino di carne e lui sarebbe tornato da te. Se fa così tu non mollare, e fa soltanto perché per stiracchiarsi. Ok. Ok, poi l'operazione penso di essere più tesa di lui in questo momento. Sì, poi però... questa è l'operazione, poi stare, c'è l'operazione di la posizione di riposo che è questa. Okay. Non deve avere tensione, così il braccio fa meno fatica. Ma lui guarda, se fissa sempre così, lui, Asterix. Sì, sì, sì. Pensa che il gufo è anche più simpatico. Ah, però. Ok, sì, no, fatto questo. Sembra un po' abbastanza... Si, per portarlo via, okay. Si fa così, allunga tutte le dita, perfetto. Si sfila. Sì, la sfila. Okay. Ecco fatta. Eccoci qua. Questo è tutto. Sei stato bravissimo, Asterix. Si potrà fare quella famosa prova di volo, quindi da pugno a pugno, persona a persona. Amici, okay. Come avete visto, anche per una imbranata come me è stato abbastanza semplice. Ringrazio Asterix, ma soprattutto il maresciallo Muzzu per questa prova e per averci raccontato anche dell'evento di sabato. Quindi mi raccomando, non perdetevelo. Ok, è stato un piacere. Grazie. Siamo qui al Comune di Porto Torres per la presentazione di Voci d'Europa e non poteva mancare, diciamo, la figura che tutti gli anni è considerata l'organizzatore fondamentale di questo grandissimo evento internazionale, Arnaldo Melissa. Oggi eravamo tutti qui presenti, dai partner privati a quelli pubblici, è stata una presentazione anche molto sentita dal punto di vista umano. Siamo arrivati alla 34esima edizione di Voci d'Europa. Come ti senti e come vedi questo bel programma? Ma intanto fondamentale per me è il coro. Io collaboro al coro da ormai quasi 10 anni, un'attività tra virgolette è iniziata quasi per caso, poi ho scoperto quella che viene definita la musica accolta e oggi mi rendo conto, forse perché sono uno dei più vecchi, ahimè, dell'importanza di questa manifestazione e mi sento molto soddisfatto nonostante le difficoltà operative nel iniziare un lavoro con un bando venuto fuori l'11 di luglio, realizzare una manifestazione di questa portata in soli 45-50 giorni significa veramente darsi da fare. Io devo ringraziare tutti, dalla Presidente che mi ha dato la massima disponibilità, eppure nelle difficoltà, il direttore artistico, il coro, un po' tutti, insomma, ci siamo dati da fare, abbiamo messo su una macchina. È una squadra nuova che vede molte persone impegnate che anni precedenti non vedevano. Quindi per me è motivo di orgoglio, anche se sono, tra virgolette, la figura che lavora dietro le quinte, però sfrutto al meglio quelle che sono le mie conoscenze, diciamo, dei contatti e le competenze che ho accumulato in anni di lavoro che ho messo al servizio del coro e perché il Presidente mi ha permesso di poterlo fare, quindi a lei io sono grata in prima persona, ecco, per questo. Parliamo di musica polifonica, in realtà fino a ieri possiamo dire sembrava un evento di nicchia, e invece siamo riusciti, ecco, in tutti questi anni a trasformarlo in un evento internazionale aperto a tutti. Anche perché le manifestazioni si sono arricchite negli anni di tanti eventi collaterali che hanno coinvolto dai comuni a enti privati. Ecco, questo è forse anche il merito grande di questa organizzazione. Sì, questo è stato sicuramente il merito principale, a prescindere dall'organizzazione, nella scelta dei testi e degli autori che ha visto qua e in altri numerosi comuni della Sardegna, a volte anche 20 località diverse da Porto Torres, cori di livello internazionale di primissimo piano che hanno emozionato. Io ho sentito sindaci esprimere dei concetti che mi hanno lasciato non soddisfatto ma anche emozionato. E il sindaco ti dice: chi non ha sentito questa musica non ha vissuto. È una cosa forte, molto importante, e che ha visto molto spesso, nonostante le risorse molto rosicate, insomma, voluta partecipazione negli anni successivi, il caso Mamoiada, Santa Maria Coghina, Sabosa entra per la prima volta quest'anno e altri comuni che di volta in volta si alternano, perché comunque ci sono stati anni in cui abbiamo avuto 20 località, ma di norma adesso sono 5-6. Io penso che negli anni a venire questa manifestazione vedrà una sorta di selezione naturale di comuni che chiedono di aderire, che saranno selezionati in virtù del coinvolgimento dei loro comuni. Ma la cosa più bella è che
perché il coro coinvolge, l'organizzazione coinvolge anche i cori locali. C'è quindi una, come dire, una conoscenza, un contagiarsi a vicenda di nuove polifonie, di nuove musiche, conoscere l'etnia sarda insieme alle etnie popolari di altre come la Corsica alcuni anni fa, oppure le Filippine o gli americani. Insomma, noi siamo davanti a un avvenimento che in Sardegna per cultura canora sicuramente le corali hanno molta, molta presenza, ma questo tipo di musica era un attimino abbandonata o quantomeno poco conosciuta. Ora sta prendendo piede, si cementa abbastanza bene con le altre iniziative della musica popolare folklore sardo e coinvolge anche tenori importanti a livello nazionale e internazionale. Questo è motivo di orgoglio di tutti noi, io credo che non dipenda da uno solo la riuscita di questa manifestazione, ma dal gruppo, che deve essere una squadra coesa, forte e soprattutto con la volontà di trasferire a chi viene in Sardegna un modo di vedere la Sardegna anche diverso nel periodo come settembre, dove il turismo normalmente diminuisce. Invece noi vorremmo che chi viene in Sardegna abbia anche motivi di cultura e soprattutto di approfondimento dei nostri siti archeologici, di tutte quelle che sono le ricchezze di questa terra meravigliosa della Sardegna. La Sardegna non solo spiaggia, praticamente. La Sardegna non è solo spiaggia, e tanto siamo tutti noi, ma dipende da noi come ci presentiamo. Ci presentiamo male, è chiaro che alla fine la gente non ci dà il giusto valore. Io credo che la crescita collettiva di una nazione, di un'isola come la nostra, passi per ogni singolo individuo. Poi, con un po' di umiltà e tanto zappare, probabilmente ci riusciremo. È un po' difficile anche trasmetterlo a chi ci ascolta perché non conosce tutti i meccanismi che ci sono dietro, però c'è stato un grande lavoro di squadra, ma a crederci particolarmente, lo vorrei dire pubblicamente, è stata la presidente Maria Maddalena Simile, che ha veramente fatto un grandissimo lavoro insieme alla direttrice artistica Laura Lambroni e tutta l'organizzazione. Infatti io qui ho il rappresentante Arnaldo Melissa, ecco, è stato un lavoro grandissimo, soprattutto in virtù del fatto che c'è stato poco tempo. E siamo arrivati alla 34esima edizione, sì. Quindi significa che... 34 sta per la manifestazione più longeva, escluse quelle che sono chiaramente la Cavalcata o Sant'Efisio e quant'altro. Però sotto il profilo dell'età, diciamo, questa manifestazione si presenta ai primi posti in Italia, non sono tanti cori longevi. Tra due anni questo coro farà 60 anni di attività, l'anno prossimo sarà la 35esima edizione. Io sono convinto che chi ci sarà saprà gestire una grande manifestazione. Il salto di qualità e il coinvolgimento del Ministero dei Beni Culturali, che a mio giudizio può diventare fondamentale, perché questo diventi un evento volano non per Porto Torres, ma per i comuni della Sardegna, perché Voce d'Europa è nata stanziale, poi è diventata itinerante. Se questo è l'obiettivo di tutti, e lo è, io credo che i comuni faranno a gara per partecipare, un po' come quando avviene per altre iniziative come Borghi d'Italia o i Borghi Autentici. Cioè noi dobbiamo diventare, questa è la mia ambizione, io spero, lo è anche di Maddalena e di Laura, la capitale italiana della coralità. Credo che non solo Arezzo possa vantare così una primogenitura di gare, di concorsi, eccetera. Io credo che a Porto Torres la Sardegna debba candidarsi a fare una scuola di cori, a creare sinergie e potenzialità che coinvolgano tutti i comuni, da Alghero, che è una città bellissima, ad Olbia, che è altrettanto bella, ma che non vive una realtà musicale dove, anche per fattori ambientali, non è così coltivata. Ecco. Credo che l'impegno ci sia tutto, ma in vista anche lo possiamo anticipare, dei 60 anni del coro, che insomma manca poco alla fine, due perché anni. Un anno e mezzo, un anno due, e mezzo, sì. Passa velocemente, quindi e ci domani. Sarà una bella festa anche per questo motivo. Ringraziamo Arnaldo Melissa per essere stato con noi. Finalmente siamo arrivati a Voci d'Europa, oggi abbiamo presentato in conferenza stampa l'evento e io sono qui con una partner d'eccellenza, la presentatrice di quasi tutte le serate fondamentalmente, perché sono, se non ricordo male, 10 serate. Più o meno, 9-10. Vero? Dove Pinuccia Secchi, alias il nome d'arte Pinux, presenterà appunto le serate non solo qui a Porto Torres, ma avremo anche in tour qualche altra
un'altra tappa, se non ricordo male, Mamoiada, Bosa, Putifigari, forse anche Olbia. Ecco, quindi voci d'Europa raccontate in tutta la Sardegna. Sì. Una bella emozione essere insieme a te quest'anno. Abbiamo raccontato il grande evento, insomma, la grande passione per la musica polifonica. Sì, assolutamente. Come ho detto in conferenza, questa manifestazione chiude un po' un cerchio per me, perché ho avuto modo di presentare vari tipi di polifonia, dalla tagia, il canto a tenore, insomma, diciamo che in Sardegna mi è capitato spesso, adoro questo mondo, e questo invece, questa eccellenza rappresentata da Voci d'Europa, con tutti gli ospiti incredibili che avremo modo di presentare, chiude veramente un cerchio che la musica non lo potrà mai chiudere, però professionalmente per me lo chiude, e mi mancava proprio un tassello per il quale devo ringraziare te, Alessandra. Possiamo darci del tuo anche sì, in intervista? Ah, okay. Sì, possiamo farlo anche pubblicamente. Possiamo farlo anche pubblicamente, sì. È un evento che merita il rilievo che ha, che dà lustro alla città di Porto Torres, e come ho detto in conferenza insisterei proprio nel chiamarla Turris Libissonis, quello che era il suo nome, perché c'è tutta la storia qua della polifonia ed è giusto che la città la presenti con la location che è già di per sé meravigliosa. Un evento che nasce a Porto Torres, che poi si concluderà qui, perché le serate finali sì, saranno sempre qui, sabato sì, e domenica 16-17 settembre. Abbiamo insistito su un concetto fondamentale, che è quello di un passaggio storico, se possiamo dirla così, dalla musica di nicchia sì, a invece una musica che riesce ad abbracciare un po' tutti. Ecco, sì, questo forse è stato anche un merito da parte di questa organizzazione, certo, perché era già la 34esima edizione. Certo, certo. Quello che, giusto, quello che si diceva infatti è che è stato superato, diciamo così, uno scoglio che è quello della mancanza a volte in questo genere di manifestazioni della longevità. 34 edizioni, con tutto quello che sappiamo ci può essere dietro nell'organizzazione di un evento così importante, 34 edizioni, onore veramente al merito, anche perché piano piano sono riusciti a far sì, come giustamente tu dicevi, a far sì che non sia più di nicchia. È cambiato il pubblico, ne discutevo poc'anzi con proprio la direttrice, siamo passati dal punto di vista di chi sta dal di qua del palco alle prime sedie, poi un po' di più, fino a vedere le piazze e i teatri pieni, perché si è capito che non è solo polifonia di nicchia, appunto, ma è armonia della musica, che poi è quello che polifonia intende. E l'armonia della musica ha coinvolto tutti gli amanti della musica in generale. Questa è una vittoria di questa manifestazione, secondo me, sicuramente. Ed è anche importante, in questo caso, farsi portavoce di un messaggio che a volte ci sfugge, che è quello di raccontare la tradizione, certo, certo, in questo caso la tradizione della musica polifonica, non solo nostra, ma quella di tutta Europa. Esatto. E poter essere il portavoce penso sì, che sia un grande onore. Allora, sento già l'emozione, perché contrariamente a tutti i generi di manifestazioni che presento, che tengo proprio in mano perché sono un po' il mio, no? Qui mi sento proprio parte di qualcosa di grande, in senso buono però, cioè far sì che le mie parole possano avvicinare anche altre persone, o possano far sì che quello che viene cantato venga capito meglio, e perché no, forse amato un po' di più, mi riempie d'orgoglio e mi piace tantissimo quello che è stato fatto nel cambiamento di questa manifestazione, perché come dicevo prima, aprirla per esempio con delle corali sarde è importantissimo, è il benvenuto che la nostra terra dà a tutte le corali che vengono dal resto d'Europa. Quindi anche questo, presentarsi, benvenuto, la conclusione che il 17 settembre sarà meravigliosa, fa parte proprio di un grande lavoro che c'è dietro, e che con le mie parole raccontate, con le tue scritte, con le riprese, sicuramente si riuscirà a far conoscere a tanti che negli anni, spero, vogliono far parte di questo pubblico. Diciamo che abbiamo anche raccontato qualche anticipazione, non possiamo dire di più, perché vogliamo invitarvi assolutamente a seguire il festival. Assolutamente. Ricordiamo le date Pinux dal certo, 2 settembre al 17 settembre
con le serate inaugurali il 2 a Porto Torres e la finale sempre a Porto Torres. Vi invitiamo a seguirci anche sulla pagina del Coro Polifonico Turritano, la pagina Facebook. Assolutamente. E poi ci sarà chiaramente il richiamo anche sulla pagina dell'agenzia Murales e su quella della pagina di Pinux. Se qualcuno vorrà sulla mia, Pinuccia Secchi Pinux, ma io anche un'altra cosa vorrei dire che ho apprezzato molto. Chi volesse partecipare ma non volesse, come si suol dire, infilarsi nel traffico, ci saranno due pullman, Dalghero e Stintino, per chi vorrà partecipare, questo è molto importante. E concluderei dicendo che se polifonia è armonia delle voci, l'armonia del lavoro che stiamo impostando, secondo me, darà i suoi frutti. E io ne sono sicurissima. Voglio ringraziare infine Alghero Channel per questo grande lavoro che ha fatto oggi qui in conferenza stampa a Porto Torres, e questo ci dà chiaramente grande soddisfazione. Quindi grazie a tutti voi di Alghero Channel. E a presto con Voci di... Ma è possibile che non riesca a trovare una mozzarella di bufala davvero buona? Ma come? Non lo sai che da Farinelli Fresco Market la mozzarella di bufala arriva direttamente dalla campagna ogni mercoledì e venerdì? Sempre freschissima! Ah, dimenticavo! È fatta con il latte nobile di bufala. Infatti le bufale si nutrono esclusivamente di erba medica e foraggio, al pascolo all'aperto. Dove si trova questo negozio? Farinelli Fresco Market è a Santa Maria La Palma.